Sono oltre 800.000 euro in questi sei comuni che sono Pesaro, Gabice, Gradara, Tavuglia, Vallefoglia e Monbaroccio, con una rete di circa 250-260 telecamere e con strumenti come il Targa System per controllare anche se uno guida che ha la patente, se il mezzo è collaudato, se ha fatto la revisione, cioè sono tutti strumenti che consentono di dare più sicurezza al sistema economico e produttivo, alla comunità e ai cittadini. Non è una sorveglianza dei cittadini, è una sorveglianza di briganti, di quelli che vanno a delinquere. Siccome questo è incomprensorio, per fortuna un'unione dei comuni che è la più importante delle Marche è ancora molto sicura e noi siamo orgogliosi che rimanga sicura e non c'è gente qui che paga le tangenti per la sicurezza delle loro imprese, quindi noi abbiamo il dovere di avere una rete di controlli grazie alla collaborazione con la prefettura, con la questura, con l'arma dei carabinieri, con la guardia di finanza, con la polizia dello Stato. Pur essendo un compito dello Stato, del Ministero degli Interni, la sicurezza, ma la sicurezza poi si ripercuote inevitabilmente sul sindaco. E questo investimento io ho ringraziato i sindaci, tutti i sindaci, la Giunta dell'Unione, perché per noi è un investimento importante sul futuro delle nuove generazioni. Le telecamere che sono state implementate nel territorio di Vallefoglia, Tavuglia e Monbaroccio hanno delle nuovissime caratteristiche, sono telecamere su una piattaforma molto moderna e prevedono sia telecamere di contesto che consentono il controllo di un'intera area H24 tutti i giorni dell'anno e una registrazione dei filmati sufficientemente lunga per consentire poi alle forze di polizia di intervenire nel caso vengano consumati degli illeciti. Ci sono anche delle telecamere intelligenti, cosiddette intelligenti, che sono telecamere Targa System che consentono la lettura delle targhe e l'incrocio di questo dato della targa con tutta una serie di banche dati che restituiscono informazioni fondamentali per la fase della prevenzione, che sono il transito di vetture che risultano oggetto di furto, il transito di vetture che sono prive della copertura assicurativa, che sono prive della copertura della revisione periodica, e consentono di fare rete fra gli organi di polizia affinché le informazioni investigative inserite nel sistema siano condivisibili a tutti.